Salve a tutti ragazzi, qui è il vostro Sirico92 e ci ritroviamo in un nuovo video su Warzone 2.0. Come vedrete dal video di oggi, la sfiga mi perseguita. Stavo facendo una bella partita, ero nei top 10 e mi sono trovato in una situazione in cui stavo pushando un nemico che ho visto passare davanti ai miei occhi, ma dal lato sinistro c'era un nemico camperato nello stadio e quindi che poi tra l'altro questo ragazzo è riuscito a vincere la partita perché era stato ben coperto in questo punto ed è riuscito a portarla a casa. GG a lui, però come volevo dirvi, sono sfigato, ci avevo il nemico a destra che si è andato a riparare e questo che è uscito dalla sinistra. Quindi sono stato fregato. In questo video, ragazzi, usavo un nuovo settaggio del Casto 762, ovvero la K47 del Diavolo e un nuovo settaggio della Vatsnev. Andiamo subito a vederli. Ed ecco qui, ragazzi, il castone. Allora, subito andiamo a spiegare il settaggio con le calibrazioni e i cambiamenti. Primo cambiamento è la volata Sacking Thread 40, perché prima avevo messo la Lockshot, ma questa controlla meglio il rinculo e vi rende l'arma più dritta verso l'altro invece di farla oscillare a destra e sinistra. Per la calibrazione, no, perché si è mosso. Per la calibrazione era 0 controllo contraccolpo e 0,67 in stabilizzazione del rinculo. Un altro cambiamento, ragazzi, è la canna CAS 10584. È vero che la canna che dovrebbe controllare meglio il rinculo è questa, la IGK, ma facendo dei test ho visto che questa in accoppiata con il sagging rendono l'arma molto più controllabile. Calibrazione per la canna 0,40 in stabilità rinculo e 0,30 in portata danni. Come sempre sotto canna, FTAC Reaper 56 con stabilizzazione rinculo a più 65 e mirino AIM OP 4 con calibrazione 1,44 da lontano e come sempre i 40 colpi. Come mitraglietta, ragazzi, stavo utilizzando, vi ho detto la Vatsnev, ma stavo utilizzando l'MP5 e il settaggio parte con la canna Lachmann Pulsar con calibrazione 0,31 stabilità rinculo e 0,30 portata danni. Andiamo poi a mettere il laser VLK ZR7 per velocità, modalità mirino, stabilità di puntamento e velocità di fuoco dopo lo scatto. Immancabili i 50 colpi a tamburo o se volete mettete i 40 per velocizzare leggermente l'arma. Impugnatura Lachmann TG G10 con stabilità del rinculo a 0,87 e stabilità puntamento da fermi a 0,28. Ultimo accessorio per velocizzare al massimo quest'arma, il calcio rimosso. È vero che in questa partita ho fatto solo 2 kill con la K, perché poi dopo sono morto e riprendendo il Lodi ho preso la classe con l'RPK e quindi ragazzi questo mi darà lo spunto per fare un altro video sulla Vatsnev del Diavolo. Mi raccomando, provate queste armi e fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Bersagli in campo, al lavoro. Nemico in arrivo nell'area. UAV nemico in zona. Bersagli eliminati. Ben fatto.
lancio di equipaggiamento alleato. Richiedo ricognizione aerea. Confermato. UAV attivo e in sorvolo sull'area. Movimento. Bello il casto. Campo in avvicinamento. No. Ah, GG bro, GG. No. No. Come on. You see? He's coming. You're dead, bitch. Good. Good. Attacco aereo ostile vicino a voi. Gas in movimento. No, uno a destra e uno a sinistra, sempre, oh! Imparate dalle sconfitte, il fallimento è il vostro mezzo. E anche in avvicinamento, raggiungere la nuova zona sicura.